Le macchine elettriche, sono tutti i dispositivi elettromeccanici in generale, fondamentalmente si riscaldano per due motivi. In realtà li abbiamo già studiati, probabilmente proprio alla prima lezione, in cui abbiamo visto che le perdite di una macchina elettrica sono sostanzialmente dovute alle perdite nel ferro e alle perdite joule nel ramo, quindi C1, chiamiamo così. Le perdite nel ferro, stiamo facendo una breve ricapitolazione di quello che già abbiamo detto, che già sapete bene. Le perdite nel ferro sono in qualche modo proporzionali alla tensione P al quadrato e se diciamo sono di due tipi, sono le perdite per isteresi e le perdite per correnti parassite. Allora, le perdite per isteresi sono proporzionali al quadrato della tensione e proporzionali alla frequenza della tensione di alimentazione, mentre le perdite per correnti parassite sono proporzionali al quadrato, sempre al quadrato della tensione di alimentazione e proporzionali al quadrato più o meno della frequenza. Oh, queste relazioni di proporzionalità sono estremamente approssimative. Se voi leggete bene sui libri di elettroelettrica trovate delle formule un po' più complesse che mettono in relazione le perdite nel ferro con la tensione e la frequenza. E sono relazioni abbastanza abbastanza codificate perché e dipendono ovviamente anche dal tipo di materiale. Le perdite nel rame naturalmente sono sostanzialmente perdite per effetto joule e quindi dipendono dal quadrato della corrente, quindi dipendono dal quadrato della corrente. Ricordiamoci quindi, cioè abbiamo fatto questa sintesi, ricordiamoci brevemente questa situazione e vediamo un attimo come considerare appunto le conseguenze che queste perdite hanno sugli effetti termici di una macchina elettrica. Quindi, se indichiamo con la lettera P, le perdite complessive, cioè sia le perdite nel ferro che le perdite nel rame, vediamo che nell'intervallo di tempo delta t questo elemento rappresenta l'energia che viene diciamo così prodotta all'interno di un elemento, questa è la nostra macchina elettrica, quindi facciamo finta che sia un motore, un generatore, non lo so, qualunque cosa sia. Quindi questa P di t, diciamo, è il calore prodotto, l'energia prodotta all'interno di questa macchina. Ora, è evidente che questa energia prodotta in parte si accumula all'interno della macchina elettrica e la parte che si accumula all'interno della macchina elettrica dipende dal tipo di materiale che stiamo considerando, se si tratta di ferro, se si tratta di aria, cioè la capacità di accumulare calore dipende dal coefficiente che si chiama calore specifico della macchina elettrica. Calore specifico, naturalmente, la quantità di calore che viene prodotta è direttamente proporzionale al calore specifico e ovviamente direttamente proporzionale alla variazione di temperatura. Io qui uso i differenziali, potrei usare, diciamo, per il momento il simbolo delta, che poi trasformeremo in un differenziale, quindi in un elemento infinitesimo. Questa è naturalmente, se io dovessi, se questa rimanesse in queste condizioni, è evidente che la quantità di energia prodotta all'interno della macchina elettrica continuerebbe all'infinito ad accumularsi all'interno di questo volume, di questa massa, e produrrebbe una temperatura che praticamente produrrebbe, sto facendo un ipotesi, produrrebbe una temperatura teta del tempo t che crescerebbe indefinitivamente, infinitamente, fino a raggiungere valori elevatissimi. Ma è evidente che così non è, perché noi sappiamo bene che una certa quantità di calore deve necessariamente essere dissipata. Questo succede ovviamente
qualunque. Quindi oltre a questa quantità di calore che viene accumulata, c'è una certa quantità di calore che va via sulla superficie esterna di questa macchina e che sarà proporzionale a un coefficiente di scambio termico alfa, alla superficie S, alla differenza di temperatura che c'è tra la temperatura della macchina, facciamo teta con S, e la temperatura ambiente A. Quindi anche in questo caso qui indichiamo quindi questa differenza con delta teta, e naturalmente proporzionale al tempo che intercorre, quindi al delta T. Ora, come preannunciato prima, trasformiamo questo delta T in un differenziale per considerare degli elementi infinitesimi di tempo e rispettivamente di temperatura. Così è anche questo, ovviamente alla delta T. Quindi ricapitoliamo, questa è P del T, mentre questa P è alfa S teta per D. Ora, fatte queste considerazioni, abbiamo scritto una relazione che rappresenta il nostro modello tecnico. Quindi noi, partendo da un principio di conservazione dell'energia, che è questo, praticamente quello che abbiamo appena scritto non è altro che il principio di conservazione dell'energia, abbiamo scritto una relazione differenziale che naturalmente possiamo ulteriormente, diciamo così, rielaborare, rimaneggiare come preferite voi. Dividiamo tutto per dt. Che cosa abbiamo? Abbiamo P uguale C dt su dt. Questo d teta, diciamo così, è la variazione, abbiamo qui fatto, questa è la differenza di temperatura rispetto all'ambiente esterno, quindi indichiamola semplicemente con teta, non mettiamo il differenziale. Quindi è la teta, non è altro che la differenza di temperatura che c'è tra teta con m e teta con m, e indichiamola semplicemente con teta. Scriviamo anche questa relazione come C, possiamo indicare con teta primo, con una notazione più semplice, più sintetica, più alfa S teta uguale P. Ho invertito questa, diciamo, i membri di questa relazione qui per ottenere che cosa? Quella che, anzi dividiamo ancora per C. Abbiamo teta prima più alfa S diviso C teta uguale P diviso C. E quello che vedete qui ovviamente è un'equazione differenziale a coefficienti costanti del primo ordine non omogenea. Allora, questo coefficiente costante, perché questo elemento qui è un coefficiente ovviamente costante, questo è il coefficiente di scambio termico, questa è la superficie con l'esterno, questa qui è la capacità termica, è il calore specifico della macchina, queste sono le perdite e queste sono ovviamente sempre C. Quindi sono coefficienti sostanzialmente costanti, sono costanti, e naturalmente non è omogenea perché il termine noto non è uguale a zero. Voi mi insegnate come si risolve un'equazione di questo tipo qui, no? Sì,
soluzione di questa equazione qui è della forma y uguale y sovrasegnato più y star, dove la y star è la soluzione generale dell'equazione differenziale omogenea. Y sovrasegnato è una delle tante soluzioni particolari dell'equazione differenziale non omogenea. Quindi è abbastanza facile nel nostro caso, perché poi i coefficienti sono pure costanti, no? È abbastanza facile nel nostro caso andare a trovare la y star. Quindi riscriviamo l'equazione omogenea, teta primo uguale, più alfa s diviso c per teta uguale a 0, questa è l'equazione omogenea, e riscriviamola anche in questo modo qui, teta primo più è uguale meno alfa s diviso c per teta. Ora, senza richiamare le tecniche, i metodi di soluzione di un'equazione differenziale omogenea, questo è talmente facile da risolvere che lo possiamo fare intuitivamente. Perché io vi faccio una semplice domanda: qual è quella funzione che fattane la derivata? Io prendo una funzione, ne faccio la derivata, quindi faccio nel tempo, quindi faccio la teta primo, questa funzione diventa uguale a meno alfa s diviso c per la funzione stessa. Se io facessi a beta t, no? Voi sapete che la derivata di questa funzione qui è una beta, quindi la derivata di questa è beta per e elevato a beta t, giusto? E quindi già intuisco qual è il meccanismo. Al posto di beta ci devo mettere meno alfa s diviso c. Allora, vediamo un pochino se funziona, perché non è detto che funzioni. Allora, è elevato a meno alfa s diviso c per t, perché funziona il tempo, l'apice vuol dire che è differenziata rispetto al tempo. Allora, la derivata di questa funzione qui sembrerebbe essere adatta al funzionamento di questa equazione differenziale, no? Alla funzione di questa equazione differenziale. Infatti, se ne faccio la derivata, esce fuori meno alfa s diviso c, meno alfa s diviso c per e elevato a meno alfa s. Questo è tutta una costante, quindi no? Sto scrivendo la stessa cosa che ho scritto prima, sostituendo a beta meno alfa s diviso c. E in effetti, se vado a sostituire qui dentro questa teta con star qui, ottengo questa qui, teta primo, teta star primo, uguale a questa. E beh, effettivamente la situazione è risolta, questa equazione qua. Però, come in tutte le integrazioni, noi non ci dobbiamo dimenticare che è necessaria anche una costante di integrazione. Quindi questa potrebbe essere una soluzione, ma non è l'unica. Potrebbe non essere l'unica. Allora, che cosa succede se io qui scrivo teta star uguale k è elevato a meno alfa s su c? Allora, che succede? Che la teta star primo diventa uguale a meno k per questa roba qua, è giusto? E come vedete, anche in questo caso, andando a sostituire teta star e teta star primo qui dentro, in questa equazione differenziale, ugualmente la soluzione è trovata. Quindi l'integrale di questa equazione omogenea l'assumo essere questa. Ok? E quindi abbiamo in qualche modo individuato quella che noi abbiamo chiamato y star, questa qui. Vi trovate tutti? Poi, per risolvere definitivamente il nostro problema, dobbiamo trovare una y sovrasegnato, che è una equazione particolare. Ora, in realtà la situazione è abbastanza banale,
Perché trattandosi di un'equazione a coefficienti costanti, una delle possibilità ci viene incontro delle considerazioni fisiche molto banali. Noi sappiamo benissimo che la funzione teta, cioè la variazione di temperatura nel tempo t, allora già questa qui per esempio è l'evoluzione libera, quindi partendo per esempio da un valore di teta 1, noi sappiamo che, supponendo che questo qui sia teta con A, e allora a questo punto la soluzione di questa equazione libera è abbastanza semplice, no? Perché ponendo t uguale a 0, quindi questa qui è teta, l'intervallo che c'è tra qui e qui, questo è questo segmento qui, diciamo in arancione, questo segmento qui è teta, chiamiamolo così. Quindi ponendo t uguale a 0, questo termine diventa uguale a 1 e quindi vuol dire che k è proprio uguale a teta, teta iniziale. Indichiamolo con teta iniziale, teta con i. Quindi a questo punto il valore della funzione, dell'evoluzione libera è teta uguale teta iniziale e è elevato a meno alfa con s diviso c per t. E questa funzione qui ora la possiamo tracciare, è una cosa del genere. Dicevamo, come facciamo ad individuare l'equazione generale? Beh, l'equazione generale, supponiamo per esempio che il valore di p sia uguale a 0, no? Quindi una possibile soluzione generale è quando un corpo ha già raggiunto una determinata temperatura ed è in equilibrio con il mondo esterno. Quindi, ad esempio, quindi un valore costante potrebbe essere, benissimo, per esempio, supponete che la temperatura ambiente corrisponda con la temperatura iniziale, allora a questo punto abbiamo che il valore è esattamente questo. Quindi, la forma di una possibile soluzione generale potrebbe essere una y star uguale a una costante, no, la lettera, che lettera possiamo usare? Una lettera A, una costante A. Allora, se andiamo a sostituire questa soluzione generale, che è una delle possibili soluzioni, non potete negare che possa essere una cosa del genere, lo andiamo a sostituire nella relazione, nell'equazione differenziale, quindi se andiamo a sostituire questo cioè noi y sovrasegnato che sarebbe una teta sovrasegnata e la andiamo a sostituire qui dentro, e allora la derivata prima di una costante è 0, poi che cosa abbiamo? Abbiamo un alfa con s, cioè alfa per s diviso c per a uguale p diviso c, e qui ritroviamo esattamente la teta che lo segniamo, cioè a c e c si semplificano e a diventa uguale a p diviso alfa s, e quindi questa qui sarà uguale alla nostra tesi che andremo a sostituire qui dentro. Quindi in definitiva avremo una teta definitiva che è uguale a teta soprasegnato, cioè p diviso alfa s più avevamo detto k, ho dimenticato k quant'era, era la teta iniziale, anzi possiamo scrivere direttamente teta iniziale meno teta ambientale, teta 1 meno teta
Che cos'è questo termine? P alfa S, P diviso alfa S è omogeneo ad una temperatura, e la temperatura a regime, cioè la temperatura che il soggetto raggiunge dopo un tempo indefinito. E quindi è sostanzialmente la temperatura ambiente che possiamo, quindi possiamo scrivere in questo modo qui. Questo è uguale. Questa qui è in definitiva la teta. Ci sono dubbi su questo? Allora, questa qui è, se la proviamo a diagrammare, per esempio possiamo fare una cosa del genere, proviamo ad utilizzare il volume. Assumiamo alfa s diviso g uguale 1, per esempio, tanto dobbiamo soltanto vedere la forma che ha questa espressione. Abbiamo un plot qualsiasi. Allora scriviamo cosa dobbiamo scrivere? Una temperatura ambiente iniziale, facciamo finta, che ne so, partiamo da 50 gradi per, non si vede, forse molto piccolo, 1 meno e elevato per 1 meno e elevato a meno, mettiamo una lettera e poi dopo a per t, più teta con 1, che è la temperatura iniziale, più temperatura 20, per esempio, no, dicevo un errore, questa è teta con a. Ragazzi, voi non mi correggete. Teta con A è questo. No, teta con A. 20 per E. E elevato a meno A. A T. Meno A per T. E meno A. Mi darà un errore perché non ho definito A, ho inserito un
quello che vedete qui è un singolo ramo. Diciamo che il nostro interruttore ideale è stato disegnato in un modo un po' più realistico, con dei simboli che sono... anzi, scusate, questa la dovevo aprire, non con questo... qua. Sono disegnati in modo con dei simboli più standard, però per noi questo oggetto qui, formato da S1 e da D1, rimane un interruttore di questo tipo qui. Quindi questo per noi equivale a questo. Quindi questo è un singolo ramo di un inverter, corrispondente quindi a una cella di commutazione di tensione, ed è connesso in modo semplice con un singolo generatore di tensione a monte, una sola tensione che qui è schematizzata tramite un condensatore. Vi ricordo che un condensatore è in buona sostanza un generatore di tensione. Se il condensatore è di capacità sufficientemente alta da mantenere la carica per un intervallo di tempo piccolo, rimane un generatore di tensione. In questo caso qui, quindi, quando lo stato di questo ramo è 1, vuol dire che è acceso il dispositivo superiore, mentre quello inferiore è spento. Li trovate? Benissimo. Allora, in questa situazione qui, quindi, questo oggetto qui è spento, come se non esistesse dal punto di vista elettrico, e quindi la tensione Vout diventa uguale alla tensione Vin. Quindi nello stato 1 abbiamo che Vout è uguale a Vin. Nello stato 0 invece abbiamo che questo dispositivo qui è chiuso e questo qui è aperto, e quindi dal punto di vista elettrico noi non lo consideriamo. Se sta chiuso vuol dire che mette in corto la tensione, il carico, l'uscita, e quindi la tensione è 0. Quindi nello stato 0 abbiamo che V out è uguale a 0. Come facciamo a controllare lo stato di questi due dispositivi? Ci saranno degli oggetti che si chiamano driver, che sono degli amplificatori sostanzialmente, che accettano in ingresso il segnale logico 1 oppure 0, 1 oppure 0, e se sta nello stato 1 piloterà il dispositivo per accenderlo, se si trova nello stato 0, se il segnale in ingresso è 0, piloterà il dispositivo per spegnerlo. Quindi, siccome i due dispositivi, quindi uno è lo stato del ramo controlla lo stato dei dispositivi, ma è evidente che quando il dispositivo 1 è acceso, in modo complementare l'altro dispositivo deve stare spento e viceversa. Quindi questo vuol dire che all'ingresso del driver qui non deve entrare un segnale 1-0, ma deve entrare il segnale 0-1. Quindi deve essere complementare il controllo dei due dispositivi, altrimenti non riusciamo ad ottenere questa condizione qui. Questo che è indicato qui come condizionatore di segnale, quindi, potrebbe essere un oggetto di questo tipo qui, un semplice buffer, si chiama buffer, un oggetto che dal punto di vista logico trasferisce il segnale 1 e lo lascia ad 1, oppure trasferisce il segnale logico 0 e lo lascia a 0, mentre l'altro è un porta NOT che, se entra lo stato 0, lo fa diventare 1, se entra lo stato 1, lo fa diventare 0. Quindi questo oggetto qui potrebbe essere questo, il condizionatore di segnale, chiamiamolo A,
così lo indichiamo, A con A. Il segnale di controllo quindi è uno solo, questo, e può essere ovviamente 1 oppure 0. Vi trovate tutti? Avete domande su questo? Quindi questo è un possibile modulatore. È evidente che lo stato 1 e 0 che entra nel segnale di controllo entra perché ci sta il modulatore che controlla quando deve essere 1 e quando deve essere 0. Il modulatore è quell'oggetto che svolge questa funzione qui che abbiamo visto prima. Questo. Quindi quell'1 e quello 0 che vi sto indicando escono fuori da questo comparatore. Qui. Quindi potrei anche continuare questo schema e fare così. Qui c'è il comparatore e qui entra la portante e qui entra la modulante. Quindi qui ci saranno i segnali 1 e 0 che diventeranno rispettivamente 1 e 0 qui e 0 e 1 qui, perché qui verranno negati in modo tale che i due dispositivi si accendano e si spengano in modo complementare. Ok? Quest'altra tipologia è estremamente simile alla precedente, solo che la tensione di uscita è alimentata non solo dal nodo centrale della cella di commutazione, ma è connessa qui, è connessa ad un punto centrale della tensione di alimentazione. Quindi la tensione di alimentazione è divisa in due, in V in mezzi e V in mezzi. E quindi la tensione di uscita V out non sarà più V in e 0, ma quando avremo 1, la tensione di uscita V out sarà uguale a V in. Forse mi prendo un po' più di spazio. Quando è uguale a 1, V out sarà uguale a V in mezzi. Mentre quando il segnale di controllo sarà uguale a 0, la tensione V out sarà uguale a meno V in mezzi. Questo è quello che succede in questa simulazione. In questa simulazione qui, allora, questo è quello che succede nella prima topologia di conversione e questo è quello che succede nella seconda topologia di conversione. Quindi abbiamo un'escursione tra più un valore di tensione positivo e un valore di tensione negativo, e mentre abbiamo un'escursione tra un valore di tensione nullo e un valore di tensione positivo. Questi sono i due casi che stiamo considerando. Ci sono domande? Tutto a posto? Ok. Ora andiamo a vedere invece un inverter che, facciamo così, un attimo di pazienza, facciamo un caso nuovo. Un inverter che è fatto in questo modo qui. Ci sono due celle di commutazioni diverse, un unico generatore di tensione, anzi facciamolo in nero, un unico generatore di tensione, e un interruttore, una cella di commutazione qui, un ramo di inverter e un altro ramo di inverter qui. Qui in mezzo c'è il nostro carico. Questa è la tensione
V, questa qui è la tensione V out. Allora, questa tipologia è molto simile dal punto di vista elettrico a questa qui sotto. Aspettate, non era questo qui che vi volevo far vedere. Questa è molto simile a questa qui sotto dal punto di vista elettrico. Solo che invece di avere due generatori di tensione, cioè avere una tensione positiva e una, cioè avere una divisione della tensione di ingresso in due generatori di tensione, abbiamo un unico generatore di tensione a tensione V. Abbiamo quattro dispositivi che indichiamo con le lettere 1, anzi con i numeri 1, 2, 3 e 4. Ora ci sarà quindi una portante e una modulante, che entrano in un comparatore e quindi dal comparatore uscirà un 1 e uno 0 e a questo punto ci deve essere un sistema, un condizionatore di segnale e un sistema di drivers dal quale escono quattro segnali per 1, 2, 3 e 4 e vanno a controllare lo stato rispettivamente di questi interruttori, di questi segnali. Ora, come saranno organizzati 1, 2, 3 e 4 in base a questo 1 e a questo 0 qui? Io ho questa situazione e naturalmente da un solo 1 oppure da un solo 0 devo cacciare fuori quattro stati per i quattro dispositivi di potenza. Allora l'obiettivo qual è? È che quando ho un segnale uguale a 1, la tensione V out debba essere uguale alla tensione V. Quando ho uno stato uguale a 0, questo, la tensione V out debba essere uguale a meno V. Come faccio? Già mi rendo conto, perché abbiamo studiato pure i raddrizzatori, quindi un po' le idee già ce l'abbiamo, non dico chiare, ma abbastanza intuitivo. Quando mi troverò nello stato 1, dovrò chiudere questo dispositivo qui e questo, mentre dovrò lasciare aperti gli altri. Nello stato 1 che cosa succede? Se tengo questi due dispositivi chiusi e questi due dispositivi aperti, come vedete, questo nodo coinciderà con questo nodo qui, mentre quest'altro nodo coinciderà con quest'altro nodo qui. E quindi V out effettivamente, se applichiamo il teorema di Kirchhoff, ci rendiamo conto che V out è proprio uguale a V. Quindi nello stato 1 dovrò avere su questi segnali 1, 1 qui, 1, 0 qui, 1, 1 qui e 1, 0 qui. Questo è quello, questi sono i segnali di controllo dei dispositivi di potenza per lo stato 1. D'accordo? Che cosa deve succedere invece quando voglio che la tensione V out sia uguale a meno V? Allora, se voglio che la tensione V out sia uguale a meno V, cancello un attimo questa, dovrò chiudere questo dispositivo qui, dovrò chiudere questo dispositivo qui e lasciare aperti gli altri. Quindi 3, 2 e 3. Ho sbagliato qua, scusate un attimo, qua ho fatto 1 e 4, qui doveva essere 1 e 4, oh, ma voi mi dite sì, però 0, 0 e 1. Quindi quando dovrà essere verificata questa condizione, per avere lo stato 0
Qui dovrò avere che i segnali di controllo per i singoli dispositivi di potenza dovranno essere 0, 1, 1, 0. Quindi 0, no, facciamolo in azzurro, dovrà essere 0, 1, 1 e 0. Quindi questo qui dovrà essere l'output per il controllo dei dispositivi di potenza. Allora, se succede questo, vuol dire che questo nodo qui rosso coinciderà con quest'altro nodo elettrico qui, mentre questo nodo azzurro coinciderà con quest'altro nodo qui. Allora, applicando il teorema di Kirchhoff, si riconosce immediatamente che V out sarà uguale a meno V. Vedete? Sei sicuro? Tutto a posto? Ok. E quindi avrò ottenuto questa condizione. Quindi è evidente che a questo punto il modulatore sarà un poco più complicato, però, perché dovrà cacciare fuori 4 segnali di controllo, perché 4 sono i dispositivi di potenza, ma parte sempre da un 1 e da uno 0. Chiaro? Ora, come posso fare per ottenere questo risultato? Questa è una tecnica di modulazione abbastanza semplice e naturalmente avrò una portante che sarà una forma d'onda triangolare, ora purtroppo disegnata malissimo qui, avrò una modulante variabile lentamente rispetto alla variabilità della portante, avrò quindi in uscita, stiamo considerando questo segnale qui e questo segnale qui, quindi questa qui è la modulante e questa qui è la portante e questa qui è la modulante. Quindi dalla comparazione di questi due segnali nel tempo t avrò un segnale ad onda quadra. Ora lo disegno in modo casuale, l'abbiamo già visto come si fa a fare la comparazione tra questi due segnali, che appunto rappresenterà un 1 e uno 0, un 1 e uno 0, che è questo segnale qui. E poi da questo segnale qui ne tiro fuori altri 4 che vanno a controllare lo stato di questi altri dispositivi di potenza. È tutto chiaro? Quindi questa modulazione qui è una modulazione che implica l'uso di una portante e una modulante. Chiaro? Ok. Potrei immaginarmi anche un altro tipo di modulazione che utilizza anziché una portante e una modulante, utilizza una portante e due modulanti. Quindi a questo punto è necessario che vi faccio vedere un disegno. Che non è questo, ma è questo. E questo qui. Anche in questo caso io devo tirar fuori 4 segnali, però posso utilizzarli diversamente. Ci siete? No, non si vede. Lo so, ma ve lo faccio vedere un poco meglio. Allora, lo disegno in azzurro, ce n'è una che sta qui. In realtà è disegnata in giallo e perciò che non si vede bene. Ma cerco di ricalcarla in modo tale che mo si vede? Sono due segnali. Sono due segnali, come si dice, in controfase, cioè sfasati di 180 gradi, ma sono identici. Quindi sono due modulanti M1 e M2, tale che M1 è uguale a meno M2. Quindi questa qui è M1 e questa qui può essere M2.
Ci siete? Perfetto. A questo punto ho bisogno di due comparatori. Il primo comparatore compara la portante con M1. Il secondo comparatore compara la portante con M2. E quindi il risultato saranno due segnali PWM, 1 e 2. Ciascuno avrà il suo 0 e il suo 1. 0, 1, 0, 1. Questa si chiama modulazione unipolare. Quella che abbiamo fatto prima è una modulazione bipolare. Allora, nella modulazione unipolare si utilizzano due portanze. Può sembrare strano, no? Uno dice due modulanti e allora sarà bipolare, invece tutto con A. Va bene? È diventato bianco lo schermo. Grazie per l'informazione. È fermo? Ora vi invito a, lo so che ormai sono passate 2 ore e mezza, però vi invito a concentrare la vostra attenzione sul fatto che quando faccio la comparazione tra questo segnale qui, tra il segnale verde e il segnale rosso, ottengo una commutazione qui, giusto? Qui sto quasi al 50% di duty cycle, quasi al 50%, qui sto con un cycle molto ristretto, vedete, molto ristretto qui, e così via. Quindi riconoscerete come questo segnale digitale, questo segnale logico, corrisponda alla comparazione del segnale verde, della modulante di colore verde, con la portante. Lo riconoscete? Perfetto. Dall'altra parte invece abbiamo, per esempio, in questa zona qua, lo faccio in azzurro, questo qui no, lo faccio in blu. Qui per esempio abbiamo un duty cycle che è proprio piccolo, sicuramente, perché vedete la comparazione avviene lì dove l'indice di... e quindi è esattamente quello che succede qui. Qui abbiamo più o meno la comparazione tra segnale di colore blu e la portante, abbiamo un duty cycle di circa il 50%. In quest'altra zona qui invece abbiamo un duty cycle di nuovo molto ampio. Però stesso abbiamo due segnali logici, formati quindi da 1 e da 0, da 1 e da 0, da 1 e da 0, che però sono diversi tra di loro. Se ci fate caso, ora cancello un po' qui, non capita mai che questi due segnali commutino, cioè ci siano dei fronti di salita o di discesa, contemporanei. Non capita mai che mentre uno sale ce ne sta un altro che sale, oppure mentre che uno scende ce ne sta un altro che scende. Non succede mai. Quindi ci sono delle commutazioni che non si sovrappongono mai. Questa è una caratteristica di questa modulazione unipolare. Chiaro? Vediamo ora come andiamo ad applicare questa modulazione unipolare ad un ponte monofase formato da 4 dispositivi di potenza. Aspettate, lo disegno qua, fatemi vedere dopo come era. Disegnare qui.
questa ora è M1. E naturalmente avrò anche un altro comparatore dove ci sarà la stessa portante, ma questa volta ci sarà una M2 qui. Quindi qui escono quei due segnali che abbiamo appena finito di osservare, 0, 1 e 0. Allora, questo segnale che chiamiamo segnale A, in nero, meglio, segnale A, e questo lo chiamiamo segnale B. Allora, il segnale A verrà utilizzato per controllare lo stato di questo ramo qui. Quindi avremo che quando A è uguale a 1, anzi no, 1, 2, 3 e 4. Allora, quando A è uguale a 1, avremo che sarà acceso il dispositivo 1, sta on, mentre il dispositivo 3 sta off. Quando A è uguale a 0 avremo il contrario, avremo 1 nello stato off e 3 nello stato on. Naturalmente succede la stessa cosa per B, quindi quando B è uguale a 1 avremo 2 nello stato on e 4 nello stato off. Quando B è uguale a 0 avremo 2 nello stato off e 4 nello stato on. Ora, le combinazioni qui sono maggiori perché andiamo a vedere la tensione di uscita sul carico, V out, nelle varie circostanze. Prendiamo la circostanza, allora queste qui chiamiamole in un certo modo, prendiamo questa, la chiamiamo, come la chiamiamo? Alfa, non lo so, datemi dei simboli che non siano né numeri e né lettere, per forza alfa, beta, gamma e delta. Ok, non so come chiamarle altrimenti. Sennò ci... Allora, nella situazione alfa noi avremo questo chiuso e questo aperto. Se ci troviamo quindi in alfa e beta avremo anche questa situazione qui. Questo implica che la tensione B out è uguale a 0, perché come vedete il carico V out è chiuso in cortocircuito su questa maglia qui. Scusate, aspetta un attimo. Allora, alfa A uguale on, B alfa gamma, alfa gamma, è chiaro? Ok, poi supponiamo di avere alfa delta. In alfa delta abbiamo questa situazione qui,
e quindi V out uguale V. Poi beta gamma, beta gamma abbiamo questo, beta abbiamo questo, A uguale 0, quindi 1 sta nello stato off, abbiamo questo chiuso, gamma abbiamo 2 nello stato on, questo chiuso. Quindi in beta gamma abbiamo V out uguale meno V. Guardate che io posso pure fare degli errori, seguitemi e controllate che mi trovi bene, ok? Rimane ancora gamma delta. No, scusate, rimane beta delta. Beta delta, in cui abbiamo questi due dispositivi chiusi, quindi abbiamo il 3 in on e il 4 in on, e anche in questo caso qui abbiamo V out uguale 0. Quindi, come potete osservare, in questa tecnica di modulazione, cioè quella con due modulanti e una portante, in realtà sulla tensione Vout non abbiamo soltanto tensione positiva e tensione negativa, ma abbiamo anche tensione uguale a zero. Perciò che questo tipo di modulazione si può chiamare anche modulazione a tre livelli. E la ritroviamo disegnata qui. Questa è la V out, disegnata nel tempo seguendo di volta in volta lo stato dei segnali A e B. E quindi abbiamo una volta tensione positiva, un'altra volta tensione 0, un'altra volta tensione positiva, un'altra 0, positiva, 0, negativa, 0, negativa, 0 e così via. Questo ci dà la possibilità di, non solo questo, ma se osservate la frequenza con la quale abbiamo la commutazione sul segnale di uscita, potete anche vedere che questa volta la frequenza del segnale, del contenuto armonico di commutazione della tensione di uscita, è due volte maggiore della frequenza di commutazione della singola portante. Vedete che da qui a qui a qui quanti periodi c'ho? Allora vediamo, da qua fino a qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periodi. Nello stesso intervallo di tempo che va da qui a qui sulla tensione di uscita avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 più uno e mezzo, un mezzo qui che me lo sono perso, avrò 16 periodi. Quindi nella modulazione unipolare il contenuto armonico della tensione di uscita, quello ad alta frequenza, cioè quello legato alla modulante, scusatemi, alla portante, è raddoppiato. Questo può avere i suoi effetti positivi, perché vuol dire che sto spostando più verso l'alta frequenza il contenuto armonico della tensione di uscita e quindi più facilmente lo posso, diciamo così, attenuare se il carico è di tipo ohmico induttivo. Ci sono dubbi? Tantissimi. Wow, non può essere che è tutto chiaro. Allora, il meccanismo non è complesso.
Cioè, è complicato, ma non è complesso, come si dice. Nel senso che è formato da tante considerazioni semplici e che poi messe una dietro l'altra può sembrare di difficile applicazione, ma poi alla fine sostanzialmente il principio è sempre lo stesso, cioè quello di ottenere in uscita una tensione con un carattere PVM. Già mantenendoci sul monofase, perché fino a mo' non abbiamo visto, abbiamo soltanto visto com'è la tipologia di un ponte trifase, però non siamo scesi nei dettagli della modulazione trifase, ma mantenendoci sul monofase già abbiamo visto che ci sono diverse possibilità di ottenere delle tecniche di modulazione che possono fornire risultati diversi. Continuate? Allora, facciamo un esempio. Supponiamo che questo segnale qui sia quello che tu applichi a un carico RL, formato da un resistore e da un'induttanza L. RL. Supponiamo che di fare una modulazione non unipolare, ma una modulazione bipolare, come quella che abbiamo visto prima. Allora, il segnale di uscita, la tensione di uscita, è simile a questo. Allora, tu che avresti qui? Avresti una corrente che sale, una corrente che scende, una corrente che sale, una che scende, una che sale, una che scende, che sale, che scende. È così, scusate, questa non l'ho fatta bene. Sale, scende. Allora, vedi, questa forma d'onda di corrente avrà una sua fondamentale e avrà un certo contenuto armonico. Ora, provo a fare la stessa cosa sulla corrente che sta qui giù. Cioè su con la tensione che sta qui giù. Allora vediamo un po', qui scende, qui rimane costante, qui scende, qui rimane costante. Perché rimane costante? Proviamo a fare uno zoom perché altrimenti non si vede bene. Allora, qui la tensione è negativa. E la corrente scende, diminuisce, mi farei il puntino più piccolo, diminuisce. Qui la tensione è uguale a zero, la corrente rimane sempre la stessa. Qui la tensione è negativa, scende, qui rimane zero, qui scende, qui zero, qui scende, qui zero, qui scende, qui zero, scende, zero. E così via. Allora, che differenza c'è tra questa forma d'onda di corrente qui, tra questa e questa? Che questa qui ha degli incrementi e dei decrementi tali da peggiorare il contenuto armonico, peggiorarne il contenuto armonico. Cioè, se io vado a vedere com'è fatta la trasformata di Fourier di questo segnale, avrò sicuramente di questo qui sopra, avrò sicuramente un'armonica fondamentale da qualche parte e poi avrò delle armoniche a partire dalla frequenza di commutazione FC, delle armoniche, un contenuto armonico verso le alte frequenze, cioè sulle frequenze di commutazione. Che è questo segnale qui. Se vado a vedere il contenuto armonico di questo, invece, avrò una fondamentale molto simile qui e sulla frequenza di commutazione, ma qua la frequenza di commutazione è doppia, poi allora mi devo mettere qui FC, avrò un altro segnale qui, qui, qui e qui, con un contenuto armonico che è in una posizione diversa rispetto a questo. Qui si trova a frequenze più basse e qui a frequenze più alte. Ma siccome la risposta del circuito RL alle frequenze è diverso, avrò un segnale. Queste armoniche qui saranno sicuramente di ampiezza molto inferiore rispetto a queste. Cioè queste armoniche qui avranno un'ampiezza molto più ridotta
rispetto a questo. Stiamo considerando la corrente di, anzi la frequenza delle correnti, l'ampiezza delle armoniche F, questa qui è nel campo della frequenza F, e quindi questo qui è il contenuto armonico della corrente in funzione della frequenza. Quindi l'effetto del circuito RL sarà quello di attenuare con una maggiore attenuazione su frequenze sempre più elevate. Voi sareste in grado di far passare una frequenza su un circuito RL, che ne so, una frequenza altissima? Quando più alta è la frequenza, tanto più la corrente rimane costante, tanto più la corrente, il contenuto armonico della corrente si attenua, perché è un circuito ohmico induttivo, è un filtro passa basso per quanto riguarda le correnti sulle componenti della corrente. E quindi ottengo un risultato migliore, un indice qualitativo migliore sulle correnti.